Ciao ragazze, eccoci in un nuovo vlog. Sono sommersa dai regali. Questo weekend non ho vloggato, non ho avuto il tempo di vloggare perché sono venuti a trovarmi i miei genitori, i nonni di Lilai, e quindi siamo stati insieme a loro, ci siamo goduti un po' questi giorni insieme. Ci sono goduti la loro nipotina, ovviamente non ho vloggato, non ho filmato nulla, però ho fatto qualche story su Instagram, proprio al volo, insomma, c'è qualche fotina, quindi seguitemi su Instagram nancy.vlogger, così potete vedere, potete sapere tutto. Tra l'altro mi hanno portato un sacco di cose da mangiare buonissime, pizza, casatiello. Dopo infatti stasera mangeremo ancora qualche rimanenza delle cose che mi hanno portato: mozzarella, prosciutto, pizze, contropizze, addirittura la cheesecake, il sushi fatto in casa da mio padre, veramente di tutto. Poi vi faccio vedere qualche le storie che ho messo su Instagram, perché mi dispiace per chi non ha Instagram o voi di YouTube, vi faccio vedere. Comunque seguitemi sul mio profilo Instagram, vi vedete tutte queste chicche. Pubblicato delle storie sia dei sushi fatti in casa che ha portato mio padre, sia delle pizze e via dicendo, e in più anche del primo bagnetto che abbiamo fatto con i nonni, quindi siamo stati contentissimi. Poi di quando Lilà ha indossato le maglioncine fatte a mano di lana di mia mamma col cappellino, vabbè, stupendo. Vi faccio vedere, non so se si vede, qui è Lilà con la nonna, qui invece è il primo bagnetto. Qui il primo bagnetto, queste sono le pizze che ha fatto mio padre, eccole qui, sono tutte storie che ho messo sul mio profilo Instagram. Volevo far vedere anche il sushi fatto in casa da mio padre. Aspettate, vado nell'archivio così vedete. Qui ci sono i salumi, i vari salumi e le mozzarelle di bufala e taralli col pepe, sushi fatto in casa da mio padre, nigiri, sashimi e tartar di salmone, proprio i miei preferiti. E nulla, ci siamo divertiti, siamo stati benissimi, mi hanno portato un sacco di regali che ora aprirò con voi, ovviamente, scarteremo insieme. Veramente ho già scartato, però vediamo insieme. E praticamente mi hanno regalato alcuni vestitini estivi da pre-Natal e poi anche una lucina per la Next to Me perché volevo. E poi mi hanno regalato due cosine da montare, una veramente già aperta ed è la giostrina, vedete? La palestrina, non giostrina, l'abbiamo aperta e già provata, ora vi faccio vedere. E poi invece questo è un altalena, una sveletta altalena, però che ha dei comandi per dondolare, poi ci sono musichine e cose varie. Questa ancora non l'abbiamo aperta, ancora non l'abbiamo montata perché non abbiamo avuto il tempo. Se riusciamo a montare sia la giostrina che l'altalena, sia la palestrina che l'altalena, magari ve lo faccio vedere a fine video. Comunque ora vediamo insieme con calma tutti i regalini. Volevo far vedere anche di là con il vestitino che stavo proprio per pubblicare su Instagram, quindi ora vedrete in diretta la fotina che metterò su Instagram di Lilai con i vestitini della nonna. E per ora gli vanno tutti un po' grandini, però questo gli va bene, anche il cappellino, vabbè, stupendo, è color turchese, e volevo farvi vedere il vestitino azzurro con i cuoricini bianchi, le scarpine, vabbè, stupendo. E tra l'altro questa è la mia copertina di lana di quando ero piccina che mi ha fatto mia mamma. Oggi giornata super casalinga, mi sono dedicata a Lilai, siamo rilassati, mi sono un po' riposata e ho indossato tutto il giorno, comodissima, la tuta, cioè solo la felpa perché sotto i leggings, comunque perché i pantaloni ancora non si sono asciugati, vabbè. Comunque la tuta che vi ho mostrato è di Primark, questa è la felpa beigiolina molto semplice che ho comprato da Primark e vi ho mostrato nel video che ho fatto settimana scorsa dell'haul di Primark, con tutti i miei acquisti, il mio shopping da Primark, che comunque comprato sia cose mie, cose per me, tuta, pigiame, cose del genere, e poi un sacco di cose sfiziosine per i live. Quindi magari se vi siete perso il video di Primark ve lo lascio giù nell'info box. E nulla, quindi oggi sono proprio super easy, super casalinga, super comoda con questa felpa. Vi faccio vedere insieme questi regali che ho ricevuto. Allora, prima di tutto, questa palestrina che è già aperta sarebbe questa qui, ragazze. È super carina, vedete? È tipo come se fosse una giungla con tutti gli animali. Dopo, ecco qui, ve la faccio vedere anche aperta com'è. Eccola qui, ragazze. È veramente carinissima ed è proprio piccina, proprio per lei, per i primi mesi. All'interno ci sono tutti i giocattoli, tutto che si appendono, vedete? Ve la faccio vedere. Molti già l'abbiamo, questa già l'abbiamo aperta. Poi l'abbiamo rimessa nella scatola perché non sapevamo dove posizionarla. Quindi alla fine, visto che c'erano i cani e via dicendo un casino, abbiamo rimesso a posto, per ora cercheremo una sistemazione per mettere tutto. Comunque questi sono tutti i giocattolini che ci sono appesi, vedete quanti ne sono, carinissimi.
palestrina musicale con tutti questi giochini che fanno rumore, appesi con la musichina, carinissima. Questa che non è una sdraietta ma è un'altalena, però automatica, diciamo, non si deve spingere, ma ci sono dei tasti e con questi tasti puoi regolare la velocità, l'andatura dell'altalena, accendere la musichina. Ci sono sia suoni della natura che musichine rilassanti. Per finire veniamo a questa busta qui di Prenatale con dei regalini carini. Un gioco, sempre, e poi veniamo ai vestiti. Allora, questo mi serviva tantissimo, cioè la volevo praticamente. È una luce, penso che sia solo, sì, un proiettore da lettino che si può mettere sia nel lettino ma anche nella culla next to me. Noi infatti la vogliamo mettere nella next to me perché ora ovviamente sta dormendo a fianco a me nel letto matrimoniale, nella culla next to me. Questa qui rosa si può utilizzare da 0 a più mesi ed è infatti ideale proprio per le culle next to me con quei letti pieghevoli, vedete? Questa è proprio la culla next to me che ho io. E sia una luce un proiettore di luce, inoltre ci sono anche delle melodie all'interno, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Ho voluto fare questo vlog proprio oggi così potevo utilizzare tutte le cose, soprattutto questa volevo utilizzarla. E ci sono varie musiche classiche, moderne, new age, i suoni della natura. Poi c'è anche il cambio del colore automatico delle luci. Guardate, ta-da! Così si vede meglio. C'è anche il peluscino vicino, no? Vabbè, bellissima. Stasera la montiamo e l'attacchiamo alla culla. Questo sicuro la vedrete in azione perché stasera vogliamo montarla e provarla per vedere se riesce a dormire un po' di più con la lucina e la musichina. Eccola qui, ragazze. Speriamo che ci siano già le pile all'interno per le musichine. Scusate se c'è un po' di casino dietro. Poi per finire veniamo invece ai vestitini estivi che mi hanno regalato. Questo è bellissimo, ragazze. Guardate che carino, questo è un vestitino con la gonnellina, carinissimo, ed è bianco e blu. No vabbè, bellissimo, estivo, carinissimo. Questo mi piace un sacco, ragazze, è il mio preferito, è praticamente una salopette gialla, giallo limone, con la cintura, vedete, con le margherite. No vabbè, stupendo, ragazze. Ecco qui, ragazze. E poi c'è anche la maglietta con le margherite tutta gialla abbinata per mettere sotto la salopette. Vabbè, ragazze, è stupenda. Cioè, la maglietta riprende la fantasia con le margherite della cintura. Bellissimo, questa non vedo l'ora di fargliela indossare in estate. Non so se è impatto. Eh sì, con la gonnellina. Ta-da! Ah, ma quindi penso, non so poi se la mutandina, non, penso che la mutandina sia questo, il completo di questa della salopette, non del vestitino. Vabbè, io la posso utilizzare sia col vestitino che con la gonnellina. Ecco qui, ragazze. E poi per finire, questo mi serviva molto, è un giubbino impermeabile proprio primaverile o autunnale, perché praticamente è fatto tipo impermeabile, tutto rosa, bellissimo. All'interno anche il pile che tiene caldo e comunque che si può togliere e rimuovere in estate, vedete? Non so se mette a fuoco nulla, ecco qui, ragazze. All'interno c'è questo pile che si può rimuovere con la cerniera. E fuori invece è fatto tipo impermeabile, bellissimo, con i fiocchettini. Ora lo chiudo così lo vedete meglio. Oggi la videocamera fa capricci, si è spenta all'improvviso, comunque vi faccio vedere. Ho chiuso il cappottino, questo giù impermeabile rosa, è bellissimo, ragazze. Guardate i dettagli, il cuoricino, i volanti, i fiocchettini. È bellissimo, non vedo l'ora di farglielo indossare. Questo è il cappuccio. Ora lavo tutti i vestitini, anche se questi sono estivi, ancora non posso indossarli. Però questi, però il cappotto penso, boh, forse sto mese è ancora un po' prestino, però a maggio glielo metto. Comunque io lavo tutto, così può indossarli, perché lavo tutto perché questo tra poco potrà indossarlo. Guardate quanto è carino. Questi sono tutti i regalini che abbiamo ricevuto, siamo stati felicissimi, sono state giornate bellissime, spensierate, divertenti, dolci e nulla, quindi sono contenta di avervi fatto vedere tutti i regali che abbiamo ricevuto. Ora torno da Lilai e dai, dopo vi faccio vedere cosa mangeremo per cena, tutte le cose rimaste, insomma, buone buone che mi hanno portato. Poi vi faccio vedere sicuramente la luce proiettore rosa sulla culletta, ve lo farò vedere. Invece gli altri giochini spero di montarli in questi giorni, così ve lo mostro in questo vlog, altrimenti nei prossimi vlog sicuramente lo vedrete. Ci rivecchiamo dopo con la cena e poi farò vedere tutti i giocattolini montati. Ragazze, come dicevo, c'è anche Nala ovviamente. Quando c'è il cibo, c'è sempre Nala presente, vero? Ciao Nala, saluta sempre tutti. Ciao Nala. Ciao a tutti, io sono molto golosa. Nala è diventata una golosona, vero Nala? Ciao a tutti!
Ciao a tutti da Nala. Lo mangeremo stasera quello che è rimasto. Quindi qui ci sono dei salumi, ma in frigo c'era anche una mozzarella e altri salumi che ora taglierò. Poi questa è una fetta di pizza, l'ultima fetta di pizza rimasta con i pomodorini. Quella con le patate l'abbiamo fatta fuori tutta. Poi c'è anche ancora metà casatiello. Sto casatiello, ragazzi, è veramente buonissimo. Questo sì che è un vero casatiello, non quello che avevo fatto io. Guardate quanto è alto. Insomma, è pieno di salumi, è buonissimo. Ci sono anche le uova, sono anche delle pastiere, tra l'altro. Queste le pastiere invece le aveva fatte mia mamma, invece casatiello pizza mio padre. Comunque le pastiere invece c'è quella classica e quella al cioccolato ed erano due grandi, sono rimasti solo questi due pezzi, nulla. Quindi questa sarà la nostra cena, molto golosa. In frigo poi c'è ancora altra mozzarella e altri salumi. Buon appetito a noi, ciao! Ciao anche da Nala! Ho lanciato tutto perfettamente.